Diciamo che Teggiano non è stato risparmiato, è stato ridimensionato l'orario. E purtroppo stiamo subendo tagli a 360 gradi. Quindi questa razionalizzazione prima o poi deve avvenire, viene su tutte le categorie, quella che è la sanità, quella che è la pubblica amministrazione. C'è problema di personale, perché loro comunque non hanno personale per poter mantenere tutti quei presidi. Che dire, cerchiamo, la politica deve fare la sua parte, però è vero che la politica deve fare la sua parte, ma deve capire anche quelli che sono i problemi che una nazione in questo momento sta vivendo. Se i soldi non ce ne sono, bisogna anche trovare una forma, certosia chiudere un presidio dell'ufficio postale diventa un macigno per qualsiasi sindaco, per qualsiasi paese. Vediamo di limitare questo danno e magari far partire una riorganizzazione con una proposta fatta in certo modo a livello di provincia di Salerno. Certo sì, la provincia di Salerno ne soffre di più, perché da un punto di vista geografico è posizionata male. Basti pensare, se noi andiamo nel Cilento troviamo paesini di 700-800 abitanti che sono distanti 20 km l'uno dall'altro. Lo so, mi rendo conto che la nazione è difficile, però cerchiamo, proviamoci tutti quanti insieme a risolvere il problema con serenità, senza creare scheletri negli armadi, che nessuno di noi penso che non deve avere.